ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Un po' di tempo fa abbiamo fatto l'unboxing del MacBook Pro 16. Oggi faremo l'unboxing del MacBook Air con guardate che bello, con il CPU dell'M1 e il sistema operativo Big Sur. Se vediamo la scatola è veramente molto bella, guardate che bella. Ha anche una pellicola, non so se si vede, ma anche una pellicola. E poi qui dietro fa vedere tutte le cose. Qui c'è la solita mela mangiata credo dal presentatore. E niente, mi andava di aprirlo con voi, quindi l'aprirò con voi. Iniziamo ad aprire la pellicola. Ecco qua. No. Vedo che servirà una forbice, però vabbè. Apriamolo bene, va. Guardate che bella pellicola. Ok, ecco qua la vera e propria scatola del MacBook Air. Guardate un po' che bello. Ora ve lo faccio vedere subito. Questa è la scatola vera e propria. Iniziamola ad aprire. Non si apre, aspetta. C'è da aprire qui. Allora, un po' difficile da aprire, ecco qua. Com'era bello. Oh. È fantastico, eccolo qua. Questo qui è il MacBook Air. Okay, è piccolino. Mi piace un sacco. Ok, togliamo un attimo la scatola, se no non riusciamo più a fare niente. Ok, piano piano, eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua, molto bello devo dire. Ora dobbiamo togliere questa pellicola. Stiamo notando che ci sono molte pellicole. Allora, ecco qua. Eccolo qua, togliamo la pellicola. Possiamo vedere che ha lo stesso colore dello scorso MacBook. È molto bello, solo un po' piccolino. Andiamo a vedere dentro la scatola cosa c'era. Io ora sono curiosa. Allora, il computer, piano piano lo mettiamo di là, perché se no se lo rompiamo abbiamo fatto tutto. Qui possiamo vedere un caricatore. Un caricatore USB-C. USB-C Thunderbolt. E lo mettiamo qua. Poi andiamo a vedere qui. E qui invece c'è l'alimentatore. Mi sembra giusto, sennò come lo carichiamo? E qui credo che c'è il manuale di istruzioni. No, non c'è il manuale di istruzioni. Ci sono gli adesivi della Apple che a me piacciono tanto, devo dire. E poi ci sono le solite istruzioni. Quindi gli adesivi e le istruzioni le mettiamo un attimo qua. Qui sotto credo che c'è qualcos'altro. Invece no, non c'è niente. Mettiamo un'altra volta questo qua e i nostri adesivi e il resto lo portiamolo di là. Ora prendiamo il computer. Un bellissimo computer, devo dire. E allora, questo computer è un computer che non ha le porte USB, cioè le porte tipo USB, quelle per i cavi, tipo quando dobbiamo caricare il telefono. Ha solo due porte per caricarlo, credo che una per caricarlo e l'altra invece è per l'adattatore. Cos'è l'adattatore? L'adattatore è questo qui. Ecco qua, me l'hanno passato dalla regia. Eccolo qua, questo è un adattatore. L'adattatore è come un'altra parte di un Mac. Ecco, possiamo dire, un'altra parte di un Mac che si attacca. Quindi dovrebbe funzionare così, che qui si mette il caricatore e qui si mette questo. Quindi dovrebbe uscire una cosa del genere. Ecco così, tipo. Quindi, qui invece abbiamo una porta audio. Qui, qui possiamo metterci le cuffiette. Ormai quasi tutti lo sanno. Eccolo qua. Proviamolo ad aprire. Ora sono curiosa di com'è dentro.
La solita musichetta dell'Apple. Togliamo tutta questa pellicolina. Ah, si sta avviando. Perfetto, si sta avviando. Un secondo, si stanno avviando anche tutti i tasti. Aspettate che è un po' un casino. Ecco qua. Eccolo qua. Eccolo qua, togliamo l'adattatore. Eccolo qua. Che si sta avviando. Qui possiamo vedere Big Sour, infatti. È molto bello, devo dire. Poi ci chiede la lingua, però. Ciao. Va bene. E quindi abbiamo finito qui. Poi le altre cose le diremo, le faremo. Però vabbè. Abbiamo finito col video, come sempre. Saluto tutti perché se no non ho un video di Miriamix. Quindi saluto tutti. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Ecco qua, spostiamo, va che ve lo faccio vedere. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella che è qui sotto, mi raccomando. E saluto tutti e ci vediamo la prossima volta. Ciao!